Vi faccio vedere come è possibile ottenere le viste esplose del modello. Che cosa significa? Che io potrò spostare gli elementi nella vista tridimensionale per far vedere, per esempio, ciò che sta dentro, oppure far vedere come una sorta di schema di montaggio e così via. Come si fa questa operazione? Nella parte 3D, quindi nella vista 3D, qui. Vengo qui nella vista 3D e vado a selezionare l'elemento da spostare. Ok? Seleziono questo sposta elementi, vedete? Questo comando qui che sta nel menu modifica, che mi dà la possibilità di dare una sorta di spostamento all'oggetto. Torniamo un attimo indietro, vi faccio rivedere l'operazione, però prima di fare questo vi metto anche una finestra qua. Mettiamo l'impianto. Metto una finestra perché poi vi faccio vedere anche come funziona il discorso delle finestre. Ok. Eccola qua. Quindi seleziono l'elemento. Prendo questo qui che si chiama sposta elementi, qui ci sono i tre assi, uno è x, uno è y e uno è z. Questi tre valori che oltretutto io posso sempre dare numericamente qua, quindi se voglio spostare di una certa quantità ben nota lo posso fare là dentro, oppure dinamicamente prendo l'asse che mi serve e lo trascino, vedete? Fatta questa operazione potrei selezionare ulteriormente la finestra, vediamo se ci riusciamo a fare solo la finestra, perfetto. E dire questa volta di spostare la finestra. Ok? E quindi io alla fine faccio prima la finestra sul muro e poi il muro con la finestra là sopra. Tutta questa operazione io la posso anche connettere con dei percorsi dove io posso far vedere come viene connesso l'elemento. Vedete? Immaginate come se fosse uno schema di assemblaggio di una scatola che vi mostra praticamente come vanno assemblati i diversi pezzi, vanno assemblati. Ecco qua, vedete? Questo è l'esposto. Fermo restando che il modello, no, io non ho spostato fisicamente gli oggetti, cioè gli oggetti stanno sempre dove stanno, eh? È semplicemente una rappresentazione che ho fatto di un modello. Questo si può fare sul tetto, si può fare con qualsiasi elemento, selezionandolo e facendo sposta. La cosa interessante è che lo posso fare anche sugli strati. Quindi io potrei avere un muro che ha diversi strati e separare gli strati in una vista 3D per far vedere singolarmente gli strati del muro. Adesso vi faccio vedere come si fa questa operazione. Praticamente mi disegno un muro che però ha degli strati. Quindi per esempio prendo il muro da 38 centimetri. Ok? Diamo un'altezza diversa, tipo questa. Perfetto. Allora, questo muro c'ha gli strati. Adesso lo seleziono e vado qui per dire gestisci stratigrafia. Come se facesse una sorta di esplosione, guardate, vedete gli strati? Questi sono i singoli strati del mio muro. Di conseguenza io posso prendere singolarmente gli strati e fare l'operazione che ho fatto prima, in cui vado a spostarmi gli strati. E poi posso andare a etichettare quegli strati per dire guarda che questo è la coibentazione, questo è il solaio, questo è il rivestimento e così via. Ecco qua. Considerate il fatto che comunque potrei anche, volendo, abilitare il riquadro di sezione e andare a tagliare, volendo, questi, per vedere anche sezionato il materiale. Vedete? Si vede poco, però. Ecco. Che cosa non sta? Dimmi. Impossibile. Nella vista 3D c'è, per forza. Scendi giù e lo trovi.
Stai in una vista 3D? Vedi i titoli dei gruppi dove ci sono in grigio? Guarda. Tutto dipende da quello che selezionate. Quindi, in questo caso non devo selezionare nulla perché sono in proprietà della vista. Ok? Quindi come si accendono gli strati di un muro, si seleziona, ecco, in quel caso si seleziona il muro e si dice gestisci stratigrafia. Però le funzioni sono, poi si abilitano, vedi, in questo caso, una volta che hai selezionato l'oggetto. Posso fare reimposta e ritornare di nuovo nella posizione iniziale. Nel caso in cui voglio azzerare quella posizione che ho fatto, vengo qui e dico reimposta e quindi ritorna di nuovo nella posizione iniziale. Così come qui esiste anche qua il reimposta per fare tutta quell'operazione di azzeramento. Vabbè, ammesso che mi serve. Altra cosa che volevo dirvi è questa. Capiterà molto spesso di dovere, in questa vista, ma di solito nelle viste 3D si utilizza questa funzione, dover isolare un oggetto. Cioè, avete visto prima, io ho lasciato il solaio e ho spento tutti gli altri oggetti. Nel caso del solaio è semplice. Ma se io volessi per esempio isolare questa porta, esiste un'altra funzionalità che è questa, che praticamente non fa altro che diciamo accendere un riquadro di sezione e tagliare tutto ciò che sta intorno a questo oggetto selezionato. Vedete? Questa è la porta d'ingresso. Lui ha fatto una sorta di scatola che oltretutto è sempre ridimensionabile a destra e a sinistra. Vedete? E ha ritagliato dal modello tridimensionale tutta la porta, quindi volendo se disattivo questo si rivede di nuovo tutto il modello intero. Chiaro? È come se l'avessimo fatto noi manualmente, perché noi facendo manualmente dovremmo accendere di nuovo la box, andare qua e ritagliare per vedere solo la porta, dire vabbè, taglia fino a qua, poi taglia di nuovo fino a qua, poi taglia da sopra, scendi fino a qua, ok? Da dietro scendi fino a qua e da avanti taglia fino a qua. Chiaro? Per fare questa operazione lo fa lui in automatico tramite questo comando qua che si chiama riquadro di selezione. Quindi si parte in un progetto qualsiasi selezionando un oggetto e lui automaticamente intorno a quell'oggetto mi crea questo taglio. Ok?